sentite sicuri in questo luogo stasera? Più o meno, sì. E quando varcate quella soglia e uscite nello spazio urbano, riuscite a sentirvi completamente a vostro agio, proprio come se foste a casa? Forse qualcuno di voi sta pensando di sì, ma io sono abbastanza certa che la maggior parte di voi, e particolarmente chi descrive il luogo in cui abita come una periferia, in fondo sta pensando di no. E questo in cui viviamo è in effetti un periodo estremamente contraddittorio, perché da una parte il mondo nel suo complesso si sta urbanizzando, il che significa che tra tutti i modelli di aggregazione che l'uomo ha sperimentato dall'inizio della sua storia fino ad oggi, la città sta stravincendo su tutti gli altri a mani basse. Ma al contempo, nel nostro sentire comune, abbiamo cominciato ad attribuire alla città una caratteristica di ostilità. La città è un luogo ostile all'abitare. E in qualche maniera abbiamo cominciato a ritenere che l'unico posto in cui possiamo davvero sentirci a nostro agio sia la nostra casa. Perché accade questo? Bene, quando noi ci facciamo questa domanda, abbiamo la possibilità di darci alcune prime rapide risposte. In effetti, a differenza di quando io mi trovo nel mio spazio protetto della casa, quando sono nello spazio urbano non ho privacy. Quando sono nello spazio urbano non sono completamente libero né di aggirarmi, di andare attraverso lo spazio, perché la città è piena di confini, è piena di aree in cui io non posso liberamente accedere, non tutti possono liberamente accedere. E inoltre non sono completamente libero di comportarmi, perché la mia libertà si ferma dove inizia quella dell'altro. E inoltre, come dicevamo, non mi trovo a essere completamente sicuro. Può capitare che io senta la sensazione di avere la mia incolumità messa a repentaglio. Ma se in effetti ci fermiamo un attimo a riflettere su cosa vuol dire questa serie di riflessioni che stiamo facendo, di fatto lo scenario che stiamo dipingendo è quello piuttosto desolante di una sensazione per cui l'enfer c'est les autres, l'inferno sono gli altri in qualche maniera. Per cui ogni volta che ci troviamo a immaginare uno spazio in cui possiamo sentirci davvero a nostro agio, l'unica soluzione che ci viene in mente, in fondo, è quella di rintanarci nel nostro privato. Ebbene, io stasera sono qui per farvi in qualche modo cambiare idea, almeno spero di riuscirci. E per farlo vorrei tornare indietro un attimo a queste tre grandi categorie valoriali che abbiamo appena elencato: privacy, libertà e sicurezza nello spazio urbano. E comincerei proprio con il tema della sicurezza, che è così caldo nel dibattito contemporaneo negli ultimi tempi. Ebbene, il decisore, l'amministratore o l'urbanista, quando deve rispondere a un'istanza di sicurezza da parte dei cittadini, ha a disposizione delle strade facili o delle strade complesse. La prima strada facile, la prima scorciatoia in qualche maniera che il decisore ha la possibilità di implementare è chiaramente quella di aumentare il controllo attraverso la vigilanza e la sorveglianza. E come si può fare? Tutti voi sicuramente almeno una volta avrete avuto modo di sentire nominare l'implementazione delle telecamere in ambito urbano. Un altro modo per implementare il tema della sorveglianza, della vigilanza, è chiaramente implementare l'utilizzo di forze dell'ordine. E ancora, un terzo modo è costruire presidi di confinamento, barriere, limiti, come insomma, ho usato in questo caso un'immagine che veniva da un dibattito molto, molto fervente nella città di Milano sul tema del terrorismo e sull'opportunità o meno di usare in New Jersey le barriere autostradali per evitare l'eventuale possibilità di ingresso di camion terroristici all'interno degli spazi liberi, gli spazi vuoti urbani. Ma se ci fermiamo un attimo a guardare proprio come sono fatti questi piccoli interventi che abbiamo potuto appena adesso elencare, ci rendiamo conto che nel tentare di arrivare subito a un effetto di miglioramento della sicurezza, nel cercare una scorciatoia per questo, di fatto o mettono a repentaglio completamente la nostra privacy, che era il primo degli altri valori che avevamo individuato come sacri per sentirci a casa nello spazio urbano, o limitano talmente la nostra libertà da darci a un certo punto l'impressione di non essere più davvero
in un campo di libertà democratiche, ma piuttosto in un campo di libertà vigilata, in una sorta di effetto panottico di tipo carcerario. O infine, non fanno che abdicare alla sensazione e accettarla di essere in un contesto di guerra, cosa che di fatto non è. E in questo stato di guerra rappresentarlo al massimo grado, renderlo visibile al massimo possibile e non per questo necessariamente a pacificarlo. Quindi guardate il livello di rinuncia che questo tipo di dispositivi, di presidi ci impongono quando vengono utilizzati. Ma almeno servono a darci quella sicurezza che stiamo davvero cercando? Il CABE, che è la Commissione per l'Ambiente Costruito della Municipalità di Londra, uno degli ultimi report ci dice che non è tanto la presenza di crimini nello spazio urbano, ma la paura che quei crimini avvengano a generare l'effetto di spopolamento di quello spazio. Quindi, in fondo, se noi implementiamo questo tipo di scorciatoie che non fanno altro, tutto sommato, che rendere evidente la possibilità che un crimine avvenga, non necessariamente che questo debba poi avvenire nello spazio, se noi usiamo questo tipo di presidio, di fatto aumentiamo a dismisura la paura che quella cosa possa avvenire e forse mettiamo addirittura a repentaglio la possibilità di quella sicurezza che stiamo cercando. Ma non per andare così lontano, ma invece per tornare all'attualità degli ultimi giorni in Italia, 3 dicembre 2018, Roma, pochissimi giorni fa, San Lorenzo, il quartiere di quella povera ragazza che è stata uccisa, il municipio, per lo scopo insomma, di dare l'idea di aumentare la sicurezza in quel quartiere, propone di depedonalizzare la piazza centrale del quartiere stesso. L'unico luogo di aggregazione serale tra un po' la movida giovanile e l'aggregazione sociale, allo scopo appunto di creare in qualche maniera una situazione più sicura. Ma come? Allontanare gli esseri umani dallo spazio e farci tornare le auto può davvero rappresentare una soluzione? Di fatto, per fortuna, questo provvedimento non verrà preso perché la società civile si è davvero ribellata a quest'idea e probabilmente quindi non passerà, per fortuna. Ma andiamo avanti. Il decisore ha ancora la possibilità di scegliere un'altra strada facile, un'altra scorciatoia a questo problema, e di fatto, che di fatto è quella di non occuparsene, di lasciare che qualcun altro se ne occupi. E come si può fare? Si può fondamentalmente prendere quel pezzo di città che non ci serve, che non ci sembra sicura e alienarla, dandola di fatto in gestione a qualcun altro, vendendogliela. Milano 2018. Questo è l'intervento di riqualificazione di Piazza Liberty, una piazza nel centro storico di Milano, di fatto a 100 metri dal Duomo, una piazza storica quindi, che quest'anno è stata completamente trasformata per accogliere il primo flagship store di Apple in Italia. E come vedete qui sulla destra, quello che è stato fatto, il lavoro che è stato attuato su questa piazza è un gigantesco scavo che costruisce una discesa che punta completamente allo store vero e proprio. E come è fatto questo spazio dal vivo? È fatto così. Come dicevo, in primo luogo punta completamente lo sguardo verso lo store e crea una condizione davvero eterotopica in cui non si riesce mai davvero a capire dov'è che finisce lo spazio pubblico e dov'è che inizia il negozio. Col risultato che di fatto ci si trova in una condizione bizzarrissima in cui non si sa mai quando si entra in quel sistema normativo tipico dei negozi di lusso in cui di fatto se tocco e rompo pago. Non sai mai quando comincia questo sistema di norme. Non solo. Come vedete, di fatto per questa trasformazione avvenuta che trasforma la piazza in una discesa scalinata verso il negozio, l'unica attività che è rimasta possibile da fare, che è rimasto possibile fare in quello spazio è sedersi e guardare nella sua lussuosissima cornice il logo dell'azienda. Ma è davvero questo lo scenario a cui ci stiamo riferendo? Davvero pensiamo che questo tipo di soluzioni facili, che di fatto non costruiscono alcuna visione complessiva, non costruiscono una strategia, ma frammentano semplicemente la città in mille, la fanno a pezzi, di fatto, siano lo scenario che stiamo cercando?
Io penso che abbiamo bisogno di soluzioni complesse ai problemi complessi. Naturalmente le soluzioni complesse non sono mai facili da raccontare come quelle semplici, ma proverò a darvi un'idea. Di fatto, la prima cosa da fare è ripartire dalle periferie. Che brutta frase, sia ripartire sia periferie, sono due parole che non avrei mai usato, ma lo faccio per comprenderci alla breve. E perché ripartire dalle periferie? Per salire sull'onda mediatica che sta coinvolgendo assolutamente questo contesto negli ultimi anni, o peggio ancora per cavalcare l'onda politica che allo stesso tempo sta provvedendo ad appropriarsi e cannibalizzare questo tema sempre di più? No. Piuttosto ripartire dalle periferie, perché le periferie sono quell'ambito della città, quella parte della città che, non avendo valori consolidati né dal punto di vista identitario, né dal punto di vista storico, né dal punto di vista della qualità dell'abitare, né dal punto di vista di un'identità condivisa con la popolazione, non avendo tutto questo schema di valori alla base, sono il campo in cui il decisore, l'urbanista, hanno di fatto le mani molto più libere. Cosa vuol dire? Vuol dire che la periferia è il campo assoluto della possibilità, è il luogo in cui la trasformazione può andare più lontano in qualsiasi scenario, nel bene e nel male. E quindi è il momento di prendere parte e di scegliere una strada. Voi da che parte state? Io credo che abbiamo bisogno di città che veglino su di noi, che ci guardino e che permettano a noi di guardarci l'un l'altro, che è l'unico modo per ottenere sicurezza, in quello che si chiama sorveglianza naturale, senza per questo implicare livelli di aggressività e di angoscia tecnologica o pseudobellica. Io penso che abbiamo bisogno di città che giochino con noi a tutti i giochi possibili, tra cui quello divertente e serissimo della democrazia. Io penso che abbiamo bisogno di città vive, che ci curino e che al contempo si lascino prendere cura di loro. Io penso che abbiamo bisogno di città che accolgano i nostri corpi, tutti, a prescindere da quello che sono o meno capaci di fare. Io penso che abbiamo bisogno di città che non impongano un unico modo per essere usate, ma che lasciano a noi la decisione di come utilizzarle. Ebbene, tutto questo si chiama diritto alla città. E in urbanistica esiste un modo per misurarlo, per descriverlo. E questo modo è una grandezza che si chiama publicness. E mi dispiace molto, purtroppo, dover usare una parola inglese per descriverla. Di fatto publicness è la capacità o la caratteristica di un luogo, di un bene, di essere pubblico. E capite bene che in italiano noi non abbiamo più una parola per dire questo, perché la vera traduzione del termine publicness, che è, come capite bene, pubblicità, è una parola che non ha più niente a che vedere con l'area semantica delle cose pubbliche, al contrario è stata completamente alienata verso il dominio del commercio. E dire che l'Italia è quel posto che ha partorito la parola piazza per descrivere i vuoti urbani dell'aggregazione e del vivere e dello stare insieme. Una parola che in tutte le letterature scientifiche del mondo si usa ugualmente per descrivere la stessa cosa. Eppure in questo posto non abbiamo più una parola per descrivere quanto è pubblico uno spazio pubblico. E come si misura la publicness? Ebbene, c'è più publicness quando è migliore lo stato di cura di un luogo, quando quel luogo è più vitale, quando quel luogo è più confortevole, quando è trasparente e chiaro il suo statuto di proprietà, quando quel luogo è accessibile a un maggior numero di persone in assoluto e quando il controllo su quello spazio è meno presente. Tutto questo descrive la visione di diritto alla città che vorrei lasciarvi stasera. E quindi in conclusione, per assurdo, io voglio suggerirvi questa riflessione. Se volete sentirvi più a casa nello spazio urbano, uscite di casa, scendete in strada e chiedete, domandate a gran voce, più publicness. Grazie.